Всем привет! Добро пожаловать на настоящую итальянскую кухню. Сегодня моя соседка Эрмелина допустила меня в святой святых, и мы будем готовить итальянское блюдо с пеццатино. Buongiorno, Эрмелина. Buongiorno. Grazie di avermi accettato la sua cucina. Prego. Prendiamo la pentola, bella ampia. Quindi un большую кастрюлю. Passiamo la cipolla tagliata sottile. E zabrassiamo туда мелко нарезанный лук. Olio. Масло. Da coprire il fondo. Масло заливаем так, чтобы все равномерно покрылось маслом, например, 5 мм. A piacere anche un pezzettino di burro. И для тех, кому нравится, мы можем добавить кусочек сливочного масла. Al nord e si usa molto di più, più del nord. Poi mettiamo sul fuoco regolare. Quando la cipolla si è, diventa lucida. In таким образом мы ее поджариваем до золотистой корочки. Si mette la carne. И добавляем мясо. Si mescola, si rosola, si fa rosolare da tutti i lati. И таким образом мы ее обжариваем до золотистой корочки со всех сторон. И quanti minuti ci vogliono più? Ci vogliono 3-4 minuti. La carne deve cambiare colore, diventare tutta non più rossa ma sul marroncino. Così si sigilla la carne, non esce i succhi della carne. Мясо должно обжариться до коричневой корочки, и таким образом оно запечатается, и у нас останется вкус внутри очень такой насыщенный. Vedi il cambio colore? Vedi? Da rosso diverso quel marroncino qua. Capito? Però non deve essere al sangue, no? Dopo si cuoce tutto, okay. Deve cuocere un'ora. Dipende anche dalla carne, se è vecchia, se mangi la vecchia o meno. Però un'ora a pezzettini così ci vuole più, poi lo assaggi al limite. И вот так мы готовим примерно час. И потом попробуем его, то есть мясо за это время успеет. Сначала он возьмет корочку на себя, а потом уже готовится и прожаривается внутри. Поэтому если мы не сделаем корочку, то мясо останется открытым, поры останутся открытые, и оно потеряет как бы свой вкус. Ma poi abbassiamo la temperatura. Sì, si fa andare sì. Con... Sì, adesso c'è il procedimento, adesso quando è tutta marroncina, si sala, si pepa, così. E quindi dopo? Sì, quando si è sigillata bene la carne, si sala, si mettono le spezie, pepe, cannella, quelle che ci sono anche i misti di spezie già concentrate, si aggiunge quello, poi si fa un pochettino di salsa di pomodoro o passato come si vuole, o in tubetti anche, dipende, e poi si evapora col vino. То есть мы ждем, пока у нас мясо запечатается, потом его солим, перчим, добавляем все специи, какие хотим. Также можно добавить немножко томатной пасты, да, или нарезанных помидоров. И в конце все это дело заправляется вином. E che vino dobbiamo utilizzare? Bianco? Vino a piacere, bianco o rosso. A me piace il bianco perché è meno forte. Però la ricetta giusta dovrebbe essere rossa. Però rimane più alto e più forte. Capito? Se uno piace un po' più delicato, usa il bianco. Se vi piace il nежный вкус, тогда используйте белое вино. А если вам нравится
такой насыщенный вкус мяса с вином с красным, тогда используйте красное вино. И моей соседке нравится белое вино, поэтому она использует его. Хотя в настоящем рецепте, в оригинальном рецепте у нас было красное вино. Вот она достает соль. Мы добавили соль. И quanto sale aggiungiamo? Due bei pizzicotti di sale ci vogliono. Due щепотки примерно соли. Poi pepe. Con перец. Una bella grattugiata di pepe. Un misto di spezie. И смесь специй. C'è detto chiodi di garofano, cannella, noce muscata. Si mescola ancora. Все специи перемешиваем. Там у нас была гвоздика молотая, мускатный орех, в общем, всего понемногу. Concentrato di pomodoro. Un po' di concentrato di pomodoro per dare il rosso. Chi non piace il rosso può fare meno. То есть, если вам нравится вкус помидоров, добавьте немножко концентрированной томатной пасты. Esponiamo ancora, insaporire bene. Мы оставляем наше мясо питать все ароматы специй. И, наконец-то, можем приступать к вину. E mezzo bicchiere di vino. И добавляем пол стакана белого вина. A fuoco vivace. У нас такая красота. Мы добавляем и увеличиваем огонь. И таким образом у нас все это быстро испаряется. И остается только вкусный аромат. Fa evaporare l'alcol del vino un po'. Lasciamo evaporare un po' l'alcol del vino. E intanto prepariamo un po' di brodo o vegetale o di carne. Si può usare anche il dado. E теперь мы займемся приготовлением бульона. Можно положить кубик или же сделать настоящий бульон. В нашем случае моя соседка кладет кубик. Facciamo una tazza, ecco così. Un po' di brodo vegetale, di dado vegetale e un po' un pezzettino di dado di carne. Mettiamo un po' d'acqua. Немножко воды, немножко. Facciamo scaldare. Microonde. Lo mette in microonde in pentola. В то время, как мы разогреваем наш бульон, который у нас состоит из двух кубиков, наше мясо вот так вот золотится. Видите, какое красивое стало? Adesso che il vino ha perso l'alcol, aggiungiamo il brodo. И вот наш бульон уже готов. Бросится к нам в кастрюлю. Lo aggiungiamo un po' alla volta e poi copriamo. Aggiungiamo un po' di brodo. Copriamo col coperchio, abbassiamo il fuoco a fuoco lento, ci fa cuocere per circa un'ora. Dopo tu spiega assaggiare se è abbastanza o meno, perché dipende dalla carne, se è dura o meno. Pezzettini così un'ora. E dopo? Poi si toglie, adesso andiamo avanti, finiamo. Perché adesso io qua devo mettere il taglio, perché io questo qua lo faccio a pentola a pressione e che mi... Così, anzi, cioè metto su quello là perché... No, perché piace. Thank you.
sigillare. Allora quando va sigillo, dopo quarto d'ora che va sulla che la lancetta va sul verde, in quarto d'ora deve essere cotto. Però generalmente un spezzatino ci vuole dall'ora all'ora e mezza, dipende dal tipo di carne. Se prendi un vitellone che è molto tenero, il vuole pronto. Se prendi un, che è una mucca vecchia, ci vogliono anche 2 ore, capito? Perciò lì tutto devi assaggiare. Dunque, intanto allora noi prendiamo le patate. Aspetta. Andiamo qua con la farina. Ma qual è il suo piatto preferito da cucinare? Ma veramente mi piace fare lo spezzatino, sì, ma anche farli, cioè anche farli lasagne, così è che ci vuole sempre tempo. È un po' questione di tempo. E da mangiare? Tutto. Tutto, io mangio tutto. Il mio problema è che non c'è niente che non mi piace. Adesso prendiamo le patatine. Sì, scusa, io so, cartoccio. Пока моя соседка моет картошку, я быстренько переведу то, о чем мы с ней говорили. Она рассказывала о том, что в Италии обычно 2 урожая картошки, и поскольку ее садят очень рано, начиная с марта, они могут выращивать картошку 2 раза, точнее, иметь урожай картошки 2 раза в год. То есть это первый урожай картошки, который уже в этом году доступен к потреблению. И картошка обычно с первого урожая очень большая. Она называется новая картошка. И мы сегодня будем использовать эту картошку в качестве гарнира к нашему спецификатору. Questa è la porzione più o meno per quante persone? Questa è una porzione anche da 6. Quindi qua più o meno 1 chilo di patate? No, di più. Anche di più qua. Più di 1 chilo di patate, sì. Perché si sa un po' di più. E ormai quanti anni di esperienza in cucina ha? Sì, ma sai cosa c'è? Che quando io ho sempre lavorato, andavo in fabbrica, perciò facevi cose un po' sempre quelle. Veloci perché si deve andare. E allora magari fai la domenica, neanche il sabato, perché il sabato devi fare i mestieri, devi fare le spese, tutte quelle cose lì, devi lavare. E magari la domenica. Poi cosa vuoi mai? Tempo, quando sei a casa con i figli non hai tempo perché c'hai i figli, perché anche fare gli occhi sembra una stupidata, ma ci vuole tempo per queste patate, perché si raffreddano un po' e tutto il resto, il tempo ci vuole, non c'è scusa che venga, che si raffreddi, che così va avanti ancora 10 minuti, adesso laviamo ancora le patate. A meno che metti anche questo, quello che chi vuole alla pentola a pressione che vuol farlo, la pentola a pressione risparmi una metà tempo. Quindi adesso la carne è cotta. La carne è cotta, vedi che morbida, bella cotta, devi essere bella cotta la carne. E la mettiamo in una bacinella. In un contenitore chissà se una volta inventano qualcosa per far passare e trasmettere i profumi è un po' difficile, penso non ci riesca. Adesso aggiungiamo le patate nel liquido della carne. Ecco. Una scolatina. Ma voi di solito a che ora pranzate? No.
2 e mezzogiorno, 12 e un quarto, diciamo, 12 e mezza al massimo. E cenate? Eh? E cenate? Cenate verso, dipende un po', l'inverno un po' prima, verso le 7 e mezza, però sempre le 7 e mezza, d'estate a volte arriva alle 8. Quindi adesso mettiamo quello sul fuoco. Tutto ce n'è abbastanza, perché poi mettiamo dentro un cucino di brodo, perché la patata poi assorbe ancora. Incopertiamo e aspettiamo ancora per una ventina di minuti, poi si guarda. Ok, 20 minuti si deve, dopo comunque anche lì è una questione di patata, c'è quella che cuoce prima, quella che ci vuole più, secondo la qualità della patata ci vuole più tempo, però la miglior cosa è sempre l'assaggio. Allora assaggiamo tra poco. Assaggiamo tra poco. Queste cavoli di patate novelle si sono cotte un po' alla svelta, però dai. Adesso aggiungiamo le patate, sono cotte, aggiungiamo ancora la carne. Ecco. Sugo giù bene, così. Як наші картошки, ми добавимо м'ясо. Diamo una bella mescolata, che si amalgami bene. Хорошо перемешаем, чтобы все перемешалось однородно. Adesso finiamo che è pronto. Ecco, adesso è pronta. Yay. Posso assaggiarla anch'io? Sì. Grazie. И сейчас мы будем пробовать. Cotto sì. Grazie per questo masterclass di cucina e alla prossima. E alla prossima.